Rock Radio. Rock Radio. Not a lifestyle, just life. Chi ci risponde? Eccolo qua. Eccoci. Ciao Marco, ti faccio subito un'ovazione, eh? Aspetta subito. Ovazione, 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 ovazione. Dai, però. Vabbè, non ce la fa stasera, non ce la fa. Sera sì, sera. Non ce la fa. È così. Allora, cari ragazzi, la Vale. Ciao. La Vale, ciao. Che è un po' una così. Così come? Così. Ciao Vale. Ciao Marco. Insomma, ha detto che praticamente, insomma, voi avete il nome di un sexy shop. Che cretina, che sei, ma dai, ma puoi dire una cosa del genere? No, invece, da dove arriva? Era un sito porno, non è un sexy shop. Ah, era un sito porno? Guarda, che se con questo piccolo omonimia con i siti porno, eccetera, se tu vai su planetard.net, è il nostro sito internet. Planetard.com è il sito di qualcos'altro che non stiamo a dire. Motivo per il quale abbiamo un sacco di visite appunto sul sito, per cui dice: ah, che figata, c'ha, che vado a vedere un po' di roba. Poi si vede le nostre brutte facce. Fantastica sta cosa, cioè, fantastico, perché mi avete dato un consiglio. Quante volte hai sbagliato sito, Davide? No, non lo conoscevo, ma dico, mi ha dato un suggerimento per il dopo serata, fantastico. Grazie ragazzi, vi ringrazio. Noi lo sbagliamo a volte, ma apposta, eh. Andiamo a vedere com'è il sito nuovo di Planet Hard. Ah, aspetta, ho sbagliato. Esatto, poi dopo chiamate l'altro, rilassati. Oh no, guarda che comunque è molto meglio il sito, l'ho visto. Ma vi faccio anche ridere. Due anni fa, quando è uscito No Deal, dato che abbiamo degli sponsor praticamente che ci seguono, eravamo in trattativa anche con un sexy shop, una nota catena italiana, ha detto sarebbe perfetto, cioè facciamo i preservativi Planet Hard, tipo, no? Mi immaginavo questi preservativi con la faccia, cioè con la testa nostra sulle confezioni, è un po' particolare, insomma. E poi la battuta sarebbe scontata e non la facciamo, va, perché è meglio, va. Assolutamente. Lasciamo. C'è chi scrive in chat, chiamali stupidi, esatto, infatti. Esatto, ovviamente. Tra l'altro, vabbè, io volevo presentare anche i ragazzi che sono qua con me, c'è Alessandro, il bassista. Ciao. Ciao. E Stefano il batteraio. Perfetto ragazzi. Ciao. Allora, una cosa, visto che insomma hai parlato dell'album precedente, insomma, quanti ne avete fatti, escluso questo? In realtà tre, considerando che c'è poi una demo che qualche fan e qualche appassionato possiede, che è So Good, ma è una perla rara, difficilissima da avere, tant'è che nemmeno io ho una copia di quello. Fantastico. Invece adesso possono avere una copia anche tu, ma tutti gli altri, del nuovo disco che è appunto Now, giusto? Esatto, sì. Vuoi dirci due cose? Sì, fai parlare chi vuoi. Now, il nostro terzo lavoro, molto sofferto, molto diverso, molto, molto sofferto, anche perché lo sai benissimo che mi ha cambiato formazione in modo abbastanza... Sì, poi dopo ho una domanda specifica su questo, poi sorvoliamo. Per adesso dicevi... Già c'ho paura. No, fai bene. No. Sono bravo io. La Vale è un po' strano. Io invece sono bravo. Vai. Ok. Siamo più tranquilli adesso. E questo lavoro molto sofferto, finalmente è uscito l'anno scorso, sta dando ottimi risultati. Ottimi risultati dalla critica, per le vendite, insomma un pochino in generale, e speriamo ne abbia ancora di più in questo buon 2015 che è iniziato, insomma. Ecco, esatto. Allora, visto che avete paura, la faccio subito la domanda, quella un po'. Spara il dente, tolto il dolore, via, vai. Esatto, insomma, l'avete detto, insomma, non c'è più Marco Sivo alla voce. La mia domanda, quella insomma che vogliono sapere tutti, avete scelto comunque un cantante più affascinante o no? Allora, no, quello non potevamo, perché già c'è Marco che diciamo che è l'affascinante della band, è Marco, quindi Marco, uno più affascinante di lui non potevamo trovarlo sicuramente. Marco, esatto. D'Andrea, chiaramente. Esatto. Beh, guarda, rispondi in maniera molto diplomatica a questa domanda. Ovviamente non spetta a me dire se Davide è o non è un bel ragazzo, sa di fatto che se andate sul nostro sito a vedere appunto le foto, appunto basta vedere il videoclip di Play Hard, si evince che insomma abbiamo preso un ragazzo che oltre a saper cantare ha anche una bella immagine.
abbiamo detto, visto che cambiamo, cerchiamo anche qualcosa di meglio rispetto a quello che avevamo, no? Ma quindi Davide lo troviamo sia su planetart.net che su planetart.com. Planetart.com lo trovate col suo secondo lavoro, ovviamente. Ok, allora li riguardo. Anzi, per salutarlo, Davide, che ci sta ascoltando dalla sua amata Genova. Ciao Davide, se ci sei, se sei in ascolto, non ti preoccupare. Fantastico, un'ovazione su questa cosa. Io chiudo questa parentesi salutando Marco Sivo e visto che comunque ha anche un bel nome questo ragazzo, insomma, cioè ti assomiglia un po' al mio, quindi no, è uguale al mio, quindi insomma sicuramente sarà una garanzia. Ragazzi, ora, visto che comunque il vostro Davide non c'è, però voi dovete fare la penitenza. Sì. Guarda. Abbiamo, allora, non so se è già stata fatta, ovviamente perché non ho avuto modo di sentire tutte le puntate che avete fatto, però ti dirò, abbiamo scelto un pezzo che secondo me rispecchia anche il periodo sia musicale che politico che sociale che stiamo vivendo attualmente. E penso che tutti quanti la conoscono, è una canzone italiana, quindi sicuramente c'è il ritornello che secondo me lo conoscono cani e porci. Quindi se vuoi, mi spiace ovviamente che non ci sarà Davide, quindi ci toccherà cantarla noi, ma vedremo di fare in qualche modo, dai. Dai. Quindi dai, quando volete, diteci voi quando siete pronti, che noi siamo qui frementi per ascoltarla. Allora Davide, mi raccomando, conto in te. Quando arriva il ritornello devi entrare anche tu però, eh? Io? Sì, assolutamente! Certo. Anche te Vale, mi raccomando, entrate insieme. Bene. Fantastico, vai. Va bene. C'ho già paura. No, è lei che sbaglia, non vedo io. L'ora io. Vai. Quanto spesso di studiare per campare di illusioni, sono stato dispiacere di parenti e genitori, ero uno di quei figli sognatori adolescenti che non vogliono consigli e rispondono fra i denti. Vai! Vaffanculo! Vaffanculo, vaffanculo, Davide non ti sento, vaffanculo, fantastico, con il featuring nostro, meraviglioso sta cosa, no, che sai che è un po' in ritardo Skype, quindi non sapevo l'attacco giusto, ma io anni insomma di... Allora sei entrato direttamente sulla seconda strofa, hai detto nel dubbio così poi vado direttamente sul ritornello in qualche modo, no? No, era la Vale quella che stava... Che bello, lo sapevo tutta e stavo sbagliando l'attacco. Esatto. Quindi direi di chiudere questa fantastica parentesi, perché insomma il pezzo che mai faranno in vita loro i gruppi è sempre qualcosa di spettacolare nel suo essere trash. Veniamo insomma a quello che è il singolo fresco nuovo che è appena uscito. Ok, dedicato a me, pensa. Cioè, vai. Prego, faccio parlare Ale, il bassista. Vai. Ma allora, parliamo di Play Harder. No, con la, questo... l'altro. No, l'altro. Non è attento, vedi? No. Fai parlare un altro, vai. Non abbiamo ok, più. Basta, licenziato. Licenziato. No, parlo... Vuoi parlare? Te la senti? Sai qual è? Day One, la canzone di Planet Harder, presente? L'abbiamo fatta noi? Non se la ricorda, va bene. Allora, Day One è il secondo singolo che è uscito. E
il concetto che sta alla base dietro la tematica del testo è legato al fatto dell'unicità della persona, dell'individuo. Quindi non voglio poi svelare troppo, perché invito tutti quanti a guardare il videoclip e anche a leggersi il testo, appunto, per capire il significato. Sono dell'idea che ogni canzone, a parte quella di Marco Mazzini Vaffanculo, che mi sembra che il significato sia quello, punto. Sì, è abbastanza didascalica, sì, esatto. Esatto, non ce ne sono altri. Sono dell'idea che dietro i testi ognuno di noi può trovare un proprio significato. Quindi è giusto che sia così, no, Stefano? Per esempio. Sì, sì, cioè, in realtà tutti i testi dell'album, se voi ci chiedete personalmente, ognuno di noi singolarmente, di parlare dei testi dell'album, ognuno di noi su qualsiasi canzone ti dirà delle cose, chiaramente non completamente diverse, però ha la propria, insomma, interpretazione. Ecco. È stata una cosa curiosa, no? Mentre Nodiel aveva dei testi molto ben definiti, molto più fisici e realistici, Now ha dei testi un pochino più... un pochino più nascosti, no? Da scoprire, da interpretare, e questa cosa ci ha soddisfatto abbastanza, perché ognuno poi si trova la sua spiegazione, la sua dimensione, ed è curioso anche sentirlo da qualcuno. No, ma questa cosa la credo. Sì. Scusami Davide, cambio un attimo discorso, perché stavo leggendo la chat e ci sono alcune ragazze che appunto stanno scrivendo che siamo gnocchi e pure bravi, ci chiedevano se c'è qualcuno singolo. Allora, singolo non lo so, però se volete posso darvi il numero di telefono del bassista, che è 338-81. Fantastico, ovazione così coprente. No, che poi chiamano, sta. Ma comunque, per chiudere il discorso, scusami Marco, è vero che insomma sicuramente dareste delle opinioni diverse, visto la coordinazione sul qual è il singolo nuovo o meno, quindi ci credo a questa cosa qua, quindi... Vabbè, ma Ale è rimasto a No Deal ancora. Ah, okay. Lui è ancora convinto che il singolo sia Radio Way, capito? Li ascolto con calma gli altri. esatto. Quando sono nel cestone dell'ipercop, insomma. Quindi, ragazzi, noi vi salutiamo. No, dico, noi vi salutiamo. Ciao! Pensavo che fosse... Aspettavo qualcos'altro. No, noi vi salutiamo e quindi mettiamo giù la chiamata e vi potete già ascoltare, insomma, dalla diretta radio, insomma, come presenta Vale il vostro fantastico pezzo che lei sa qual è perché lo legge. Perché vai. Lo leggo. Ciao ragazzi. Ciao, alla prossima. E ora ciao, The ciao, One. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. The One, Planet Heart. Fantastico. .net. .net. L'altro... potete aprire due pagine. Esatto. Guardare .com e intanto ascoltare Planet Heart.